potete anche essere più libere qui, nessun problema, e, però c'ho un funerale alle. Loro hanno fatto l'intervista? Sì. Già lì sì? Sì, stamattina presto alle 6. Alle 6 sono venuti. Grazie. Il scientifico disse che poi 10 minuti, 20 minuti. No, la Jessica è unicamente della CC. Quindi se lei è anziana, lei non dorme. Come non dorme? Che già? È anziana. Ha dormito tutta la faccia alla cara Jessica. Mi pare che sia un bel segno, un bel segnale, ed è almeno per me sulla continuità di quegli incontri e di quelle accoglienze e di quegli ascolti che il Papa con grande disponibilità e generosità offre alle ragazze transessuali di Tor Vaianica. Con questa normativa che ha messo il Papa Francesco mi sembra una cosa talmente evolutiva, no? Della società che integra tanto a noi transessuali, e la cosa più importante è che a noi transessuali non fa essere un pochettino più umana. Consuelo, sto arrivando, eh? Arriva. Tu sei alla veranda, io ti aspetto alla veranda, eh? Ok, grazie. Ciao ciao. Sud America. Si sente il profumo? Sì, si sente? No. Io lo amo. Fate un po' di carne. Qua, mia bambina. La bellezza. Non nos vedevano come persone normali, nos vedevano come il demonio. Prima, no? Poi è arrivato Papa Francesco e le porte delle chiese per noi omosessuali è aperta. Poi ci sono due visti, così le volevo chiedere. Io sì, ma le volevo chiedere.